Buongiorno a tutti da Valerio Rossi di BR Finanza Smart Education School. Oggi, lunedì 15 luglio, ore 9:51. Andiamo a vedere in relazione a quelli che sono stati i miei precedenti video, le precedenti analisi, cosa è successo e se l'obiettivo, che secondo il mio modestissimo parere era possibile raggiungere in breve tempo, è stato raggiunto oppure no. Andiamo immediatamente a vedere e condividere quanto vi ho detto. Eccolo qua. Eccoci qua, signora. Siamo a ridosso di 63.000, addirittura l'ha già superato, adesso ovviamente sta rimbalzando un pochino su questo livello che è importante da superare per poter immaginare che prosegua ovviamente la sua corsa verso naturalmente dei livelli ancora più alti. Probabilmente il prossimo obiettivo nelle prossime settimane sarà di nuovo i 70-71 mila per poi andare a provare a testare un nuovo massimo storico oltre i 73 mila. L'obiettivo entro fine mese, detto da analisti molto più importanti di me, è addirittura 81 mila entro la fine di questo mese. Come vi ho sempre ripetuto, non faccio il mago e tutte le previsioni sono fatte per essere disattese o confermate. In questo caso, chiaramente sono particolarmente contento per aver così previsto questo tipo di andamento e soprattutto per il raggiungimento di un livello veramente con una certa anche precisione, se vogliamo, no? E quindi rispetto a quello che è stato l'analisi fatta semplicemente il 12 del 7, quindi parliamo esattamente di 3 giorni fa, c'è stato un rialzo complessivo di circa l'8%. Bitcoin ha sempre promesso, da quando è nato, un cambiamento epocale unico nella storia. Questo volevo comunque ribadirlo e continuare a ribadirlo, che coloro che avranno la lungimiranza e saranno visionari nel poter comprendere, capire e condividere questo tipo di straordinario sistema di valore digitale, avranno, come nel passato, altre persone delle grandi, grandissime soddisfazioni. Con questo, naturalmente, non mi resta che augurarvi una buonissima giornata. Se ci saranno particolari motivi per aggiornarvi in tal senso, sarà mia cura ovviamente riproporre il mio pensiero e la mia analisi. Buona giornata a tutti e a presto.